Francesco De Pasquale del Movimento 5 Stelle, candidato a sindaco per Carrara alle prossime amministrative, non tarda a mettersi sul piede di guerra contro la privatizzazione dei rifiuti. Francesco De Pasquale, il candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle di Carrara, non tarda ad esprimersi su temi scottanti. L'argomento, la privatizzazione della gestione dei rifiuti dei comuni di costa. Il pentastellato sostiene che questa manovra si stia muovendo a grandi passi verso la risoluzione. Risoluzione di un piano già avviato da anni che coinvolge 100 comuni per un affare da 6 miliardi di euro, spiega il Movimento 5 Stelle. Un'operazione che avviene alle spalle dei cittadini, afferma De Pasquale, in un cono d'ombra politico e mediatico che evita l'accendersi di una discussione civica e politica proprio su un argomento che invece toccherà da vicino le vite, le tasche e l'ambiente dei cittadini stessi. Il candidato pentastellato vede in questo un'analogia con la gestione del servizio idrico affidato a Gaia anni fa, i cui esiti, continua, li stanno pagando i cittadini. La nuova gestione dei rifiuti potrebbe portare risultati addirittura peggiori, in quanto parliamo di un'azienda 6 volte più grande di Gaia, dove un socio privato prenderebbe il 45% della proprietà, con il restante 55% suddiviso tra tutti i comuni partecipanti, con esigenze diverse e consigli comunali in mano a partiti diversi. Quindi il socio privato, sottolinea De Pasquale, potrebbe trovarsi ad essere di fatto l'azionista di riferimento del nuovo gigante. Il Movimento 5 Stelle di Carrara ha provato più volte a scagliarsi contro questa operazione, sia con comunicati che con atti nelle sedi istituzionali, ma come forza di opposizione tutte le istanze sono state respinte. Fortunatamente tra i comuni coinvolti c'è quello di Livorno, sottolineano dal Movimento 5 Stelle, il cui sindaco Nogarin lotta da solo contro tutti gli altri comuni e tutti gli altri livelli istituzionali coinvolti per cercare di fermare questa maxi operazione. Nogarin lo scorso 10 gennaio è riuscito a vincere una battaglia importante anche per i cittadini di Carrara, portando alla sospensione della gara per l'aggiudicazione del socio privato al rinvio di alcuni mesi dalle scadenze. È un rinvio molto importante, continua De Pasquale, perché nel frattempo ci saranno le elezioni amministrative a Carrara e se dovessimo essere chiamati ad amministrare la città, il piano di privatizzazione dei rifiuti avrebbe un altro duro oppositore. Noi proponiamo un modello diverso, con lo smaltimento effettuato da un soggetto diverso rispetto a chi effettua la raccolta, onde evitare conflitti di interesse, ed entrambi di natura pubblica, conclude. Una nostra proposta che prevede più posti di lavoro, maggior recupero di materia prima, più benefici per l'ambiente e con servizi più vicini alle esigenze dei cittadini.